ci siamo presentati a un concorso serio, il grande concorso che si tiene in Italia per cantautori, infatti era non solo il concorso Mogol, ma eravamo anche a casa di Mogol. E quindi per essere seri, in un posto serio dove si fa musica seria, siamo andati conciati così. Ma la cosa non è finita qui, perché poi siamo entrati, possiamo leggermente e quando siamo entrati all'interno del palco che ci hanno annunciato Felice Romano e la sua band, ovviamente siamo entrati, siccome la canzone che portavamo è L'Ubriacone, e perciò il vino, siamo entrati facendo gli ubriachi. E quindi abbiamo monopolizzato il palco per 5 minuti, perché chi non trovava gli strumenti si cadeva per terra. E quindi, essendo un teatro serio, come tutti andavano lì facendo l'ora di cucina, l'esito del concorso, poi me lo dite voi, poi ve lo faremo dire come che cosa è successo. Portavamo due pezzi. Il primo è il pezzo Ubriacone, oggi lo posso fare perché appunto avevo fatto il concorso. Dopo le due canzoni, perché oggi cantava anche un pezzo di Mogol, Battisti, e io per significare a Mogol, che era lì, quindi senza pudore, per significare a Mogol che i suoi testi, le sue canzoni si potevano fare in tutti gli stili, ho preso la canzone che loro mi avevano assegnato, tutti quanti dovevamo fare un riarrangiamento, e l'ho riarrangiata a modo mio, mettendo tutti gli stili. Quindi sentirete rock, sentirete classico, sentirete afro-cubano, sentirete l'indicibile. Ho detto in partenza a Mogol che ove mai poi avesse voluto cacciarmi a calci nel sedere dalla propria residenza, dove siamo stati ospiti per 4 giorni, noi ci saremmo volentieri accomodati voi. Ora vi sentite queste due canzoni fatte così, poi vi dirò l'esito di questo concorso. Ok? Lo prego. Se non mi affreddo, si brucia il soffitto di